Ciao, sono Carlo Chicco e questa è Avant Pop, lo spazio di informazione musicale di RKO, in onda il martedì e il giovedì dalle 18. Buon ascolto. Siamo tornati in diretta, siete all'ascolto di Avant Pop, Carlo Chicco in voce per RKO, prima puntata dell'anno ufficiale in questo 2021. Non parlerò, lo farò dopo, su quello che è successo a Washington, insomma, poche ore fa, insomma, con il Super Trump, ma preferisco aprire quest'anno con la musica, perché tra pochissimo in studio, loro sono già qui. In verità, ok, avrò i Botanic come ospiti, potete salutarli, dai. Buonasera a tutti. Ok, grande, iniziamo tra pochissimo, appunto, intervisteremo proprio loro. Torniamo in diretta e dicevo Botanic qui in studio con noi. Allora, ciao ragazzi, come state? Tutto abbastanza bene, sì, possiamo dire di sì. Aspetta che non vi sento, ok, perfetto. Benvenuti, io sono molto contento di ospitarvi qui in studio. Insomma, noi ci siamo incrociati da un po' di tempo ormai, perché siete ufficialmente i vincitori dell'ultimo Arezzo Wave per la Puglia e avete avuto un bel percorso. Però io vorrei che raccontasse un po' la vostra storia agli ascoltatori di RKO. Com'è nato il progetto? Allora, vado io? Vai. Sì, mi dai permesso, Donatella. Allora, sì, innanzitutto il nostro gruppo nasce comunque dalle ceneri di quelli che erano diversi gruppi della scena barese. Ok. Come cito alcuni, tipo i Kickstand, oppure i Motus Anima e Donatello, che venivano da diversi generi, quindi metal, grunge. Pensa un po'. Sì, un sacco di generi. E ci siamo un po' ritrovati nell'idea di, siccome all'epoca, parlo fine 2017 comunque, andava un po' scemando
per mancanza comunque di opportunità, diciamo così. Le situazioni andavano un po' scemando un po' così, e quindi abbiamo deciso di riunirci insieme ad altri due membri che si sono allontanati per motivi di studio. Mm-hmm. Io e Marco, che siamo i due che sono rimasti. Ok, allora facciamo una cosa, facciamo una presentazione ufficiale, perché sì, assolutamente. Tutti studio. Così. Allora, con noi c'è io, sono, mi presento per primo perché sono okay. Un megalomane, Nicolas, poi c'è Donatello, bassista, Alessio. Ok. Potevi anche dire ciao, si sente. Okay. C'è anche Marco, che è batterista, appunto, Marco Coverta. E niente, ci siamo riuniti nel tentativo di, ma sì, proviamoci, perché no, perché non fare qualcosa di nuovo, perché non provarci seriamente stavolta magari e vedere come va, insomma. E quindi ci siamo riuniti e abbiamo formato quelli che erano i Botanic e siamo andati avanti. Domanda veloce, tu mi dicevi prima, appunto, così al volo, parlato di generi musicali diversi, come avete trovato poi il suono della band? Perché voi avete un suono ben preciso. Sì, no? È stato quello che ha colpito subito, per esempio, me, ma anche tutti gli altri, quelli che hanno votato poi per Arezzo Wave, ma ci è piaciuto proprio questa commissione, questa indie quasi elettronica. Sì, diciamo che il suono è partito dalla voglia di voler creare qualcosa di nuovo da parte nostra, di sperimentare soprattutto perché veniamo appunto da generi che erano chiusi, se così possiamo dire. Mm-hmm. Comunque, come appunto Donatello sempre veniva dal metal, dal progressive. Sì, quindi, metal progressive, pensa un po'. Quindi abbiamo detto, perché non fare un insieme di cose, tipo il basso a 5 corde, perché non può suonare bene su una canzone? Che progressive serve, in effetti, assolutamente. Tecnico. Sì. Perché non può suonare bene? Vediamo, proviamoci, mettiamo un po', vediamo un po'. E poi c'era questa grandissima voglia di buttarsi sull'elettronica, quindi proviamo quello che eravamo noi, quello che era Donatello, quello che possiamo fare con la musica elettronica, mettiamo tutto insieme e vediamo cosa esce fuori. E quindi è uscito, diciamo, che per arrivare a un certo sound bisogna avere un'apertura mentale abbastanza forte, insomma. Sì, abbastanza, certo. Il comune denominatore dei Botanic, quindi certo. Io sono l'ultimo entrato, la prima cosa che mi fu detta, soprattutto da Nicolas, che possiamo dire che è il leader, poi la prima cosa che mi disse Nicolas è: tu sei tu per suo ego adesso, okay. Tu per suonare se lo può permettere, perché permette. Comunque la prima cosa che mi disse, no, seriamente, fu: tu suona, divertiti e mettici tutto quello che vuoi. Quindi, appunto, diciamo, quelli che erano le mie bass line nel progressive, ho inserito anche quelli che sono poi i toni del basso progressive, cioè non sempre molto cupi, anche molto sugli alti magari, no? Mm-hmm. Poi loro comunque già si destreggiavano con quella che era l'elettronica, poi insomma abbiamo messo un po' insieme le cose ed è riuscito. Sì, tra l'altro, ecco, c'è questo contrasto di quello che stai dicendo tu adesso, perché il progressive, insomma, arriva da molto lontano, no? Quindi magari si dice più a gente che ha la mia età, probabilmente, ma invece quello che avete tirato fuori proprio è un suono fresco, moderno, no? Che non è sicuramente, ecco, né pugliese né italiano, ma va sicuramente oltre i confini. Beh, speriamo. Straniera, sì. Insomma. Speriamo. No, magari noi puntiamo anche un po' a quello, c'è sì, da dire. Infatti, diciamo che non più che non vogliamo far trasparire la nostra identità italiana, diciamo che non vogliamo nascondere assolutamente nulla, certo. Non c'è nulla da nascondere. Però neanche di emulare qualcuno, quello è il principio, ma anche di emulare noi stessi. Cioè noi cerchiamo sempre di, infatti anche nella produzione di brani, non siamo mai affrettati, perché non vogliamo cadere nell'errore di ripeterci in qualcosa, vogliamo sempre cercare qualcosa di nuovo, sempre qualcosa che vada oltre ciò che abbiamo già fatto, ciò che è già stato fatto. Ci proviamo, nel nostro piccolo ci proviamo. Quindi Ok, io direi a questo punto ci ascoltiamo un pezzo e poi ritorniamo subito dopo, vai. Yeah.
Botanic in studio qui su Avanpop e ripeto, come ho detto in apertura, sono molto contento perché li ho scelti, poi mi hanno dato questa soddisfazione di vincere anche Arezzo per la Puglia. Adesso registro anche un video in diretta, così lo potete guardare sulla pagina di RKO se parte questa cosa. Voi, ah, ecco qua, siamo in diretta. Ok, volevo chiedervi come avete vissuto con l'esperienza di Arezzo Wave, già che ci siamo. Allora, diciamo che faccio subito una piccola parentesi amara: avremmo potuto viverla meglio, chiaramente non per colpa nostra né per colpa di nessuno, però siamo capitati in questo periodo storico che purtroppo ci ha portati a fare tutto quanto in smart working, diciamo. Ok, infatti. Quindi, però dai, comunque possiamo dire che è andata bene, è andata abbastanza bene e vedremo, insomma. Possiamo dire che sì, per quanto possa essere comunque stato un periodo unico, vabbè, lo stiamo ancora vivendo, certo. ci ha portato, tra virgolette, anche un po' fortuna, perché sì. Comunque, ok, magari non abbiamo fatto quello che poteva essere il live ad Arezzo che tanto desideravamo, oppure la finale magari regionale qui suonata in live, ma okay, anche l'opportunità di suonare, mettersi in confronto, esatto, con molti gruppi, molti artisti, okay, sarebbe stato bello. Ma io vi prometto che qui suonerete, dai, faccio questa promessa che il 2021 che iniziamo l'evento. Magari. Ok. Quindi va, diciamo, detto, che comunque ci ha portato fortuna perché abbiamo vinto l'edizione regionale, poi arrivare comunque con la nazionale è stato sì, comunque... un ottimo traguardo. Esatto, diciamo, già così, un traguardo arrivare alla nazionale, suonarci, che poi è andata come è andata, va bene, però... Sì, siamo... poi tra l'altro siete, vabbè, a parte che siete giovanissimi, quindi potete, sì, anche recuperare, sì, la grande, no? E avete detto che da quanti anni suonate insieme adesso con in questa formazione? Allora, con questa formazione suoniamo insieme da un anno e mezzo? Sì, sì, quindi un anno, cioè, insomma, mezzo, dai, sì, è, sì, un grande traguardo, sì, dai, sì, dopo così abbastanza poco tempo, insomma. Come avete fatto poi durante il lockdown? Cioè, avete fatto delle prove a distanza oppure, allora, vi siete fregati? Durante il lockdown siamo un po' fermati, ma anche soprattutto per motivi sia di mezzi, logistica e... Fermati non è il termine giusto perché non ci siamo mai fermati, comunque noi siamo sempre in continua sperimentazione, stiamo anche progettando nuove cose, però comunque a livello di prove, non essendoci comunque live da fare, non essendoci serate, ci siamo un po' fermati. Ok, ok. Diciamo che gli Area dicevano che nel loro periodo invernale, in cui non si facevano concerti, studiavano singolarmente quello che era il proprio strumento. Beh, noi abbiamo, esatto, fatto più o meno questo, esatto, insomma. Esattamente. Guarda, anche sugli Aria c'è un aneddoto che ti racconto dopo. Perfetto.
No, io volevo chiedere invece a livello compositivo come lavorate insieme, cioè qualcuno porta lì un'idea, la sviluppate insieme o come? Sì, di solito lavoriamo principalmente su Ableton, faccio nomi proprio di programmi. Okay, sì. E lavoriamo su Ableton, parte tutto da un'idea, poi magari ci confrontiamo, da lì mando il pezzo ai ragazzi e loro mi dicono sì figata, aggiungi questa parte di basso, sì figata, mettici questa parte di batteria. E poi se vediamo che il pezzo arriva già a una buona struttura su Ableton, in prove poi, cioè nelle prove lo proviamo, e se esce bene nelle prove è fatta la nostra canzone. Poi chiaramente sempre andiamo sempre a migliorare, sempre ad aggiungere altri suoni, fin quando poi non siamo pronti a registrarlo. Ok, no, qui stavo leggendo i messaggi, c'è qualcuno che scrive la miglior band in assoluto. Avete una fanbase molto attiva. A quanto pare. Ci fa piacere. Siete molto seguiti, va bene. Ma ecco, gli equilibri tra di voi invece? Cioè voi siete amici fondamentalmente, sì, no? Sì, noi andiamo, allora, rapporti umani stretti, abbiamo frequentato la stessa scuola, okay. Soprattutto io e Alessio che andavamo alle medie insieme, ci conosciamo da tantissimi anni, il chitarrista, con cui avevamo il gruppo prima, i Kickstand, il primo gruppo. Sì, sì. E invece con loro due andavamo a scuola alle superiori, ma non in classe insieme, però comunque loro frequentavano il liceo musicale, quindi io... mentre io e Marco studiamo ancora in conservatorio insieme a Bari. Quindi... Cavolo. Forte, forte. Ma a livello di composizioni, ho ascoltato alcuni pezzi vostri, l'album... Dico, quando... Per l'album, proprio album, stavamo aspettando. Cioè, mi sono spaventato. Okay. Volevamo un po' aspettare. Penso che il prossimo passo sarà far uscire un altro EP. Vediamo se avrà maggiore fortuna del primo. Non che non abbia avuto fortuna, per carità, però comunque vediamo se cerchiamo di fare piccoli passi per arrivare a un album che secondo me, secondo noi, più che secondo me, è proprio un passo veramente importante. Quindi farlo da soli è un po'... destabilizzante. Ok, ok. Questo lo dico anche per chi ci sta ascoltando dal video, www.rkponer.com per ascoltare la diretta. Noi ci ascoltiamo un altro pezzo e così blocco la diretta, mi sto paralizzando il braccio. E i Botanic in studio. Oh,
Mazzanic, ovviamente dopo che sarà terminata la puntata di Avant Pop, ci sarà subito dopo il podcast, quindi potete riascoltare l'intervista con la band. E cosa state combinando adesso invece? Niente, stiamo cercando di raggruppare. Aspetta, stiamo cercando di raggruppare nuove idee, appunto per, visto che noi ci sono ormai 2 anni che a gennaio facciamo uscire qualcosa. Abbiamo fatto uscire Make Up a gennaio 2019. Sì. Abbiamo fatto uscire l'EP a gennaio 2020 e volevamo riuscire in qualche modo a far uscire un EP a fine gennaio 2021. Se non riusciamo a gennaio sarà a febbraio. Comunque ci stiamo lavorando su, stiamo sperimentando nuove room, stiamo provando nuovi plugin, stiamo vedendo un sacco di cose nuove per poter... Sì, tra l'altro, sì, come sì, dicevo prima, il suono è molto compatto, nel senso che avete proprio delle idee, insomma almeno sembra, ed è molto ecco, precise di quello che state facendo, quindi anche è interessante, no? Vedere un po' quello che sta accadendo in Puglia in questo periodo. Finalmente ci sono nuove produzioni, ci sono delle band che a voi piacciono, pugliesi per esempio? Pugliesi, allora ci sono, non posso non citare i nostri amici di Gioia, cioè, ma parte di Gioia, i Violent Sins, che parteciparono con noi, con cui conosciamo da una vita, soprattutto con il batterista Antonio. Poi pugliesi, ce ne sono parecchi di gruppi. No, adesso non mi vengono sulla punta della lingua. No, neanche a me. Io continuo a leggere i messaggi che arrivano, tanto anche da Gioia ho visto adesso, e vi stanno sostenendo, va bene. E per cercarvi, ecco, sul web, informazioni... Allora, la cosa che diciamo sempre è, vabbè, su tutte le piattaforme digitali comunque, sempre Botanic con la V, finale, uh-huh. Botanic V. Quindi è nulla, su YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, un po' ovunque, sì. Quindi vedremo un po' come andrà quest'anno con a livello di produzioni e quant'altro. Cercheremo anche di fare robe nuove, soprattutto sperimentare nuovi suoni e cose così. Anzi, preparatele, perché anche perché se ormai l'ho detto prima in diretta, se organizzo un concerto dovete avere i pezzi per un concerto. Sì, no, i pezzi per un concerto ci sono. Sì, i sì, pezzi sì, per un concerto sì ci sono. Ah, ok, ok. Più che altro una questione anche mentale di non fermarsi mai, perché sì, fermarsi no, fa perché male. Sennò è la fine, cioè veramente. Quindi dobbiamo cercare di appunto provare cose nuove, come sempre, sempre in continua evoluzione, perché è così che ci piace, è così che ci è sempre piaciuto e cerchiamo di provarci sempre. Va bene, va bene. Io a questo punto vi ringrazio, lancio l'ultimo pezzo e insomma ci rivedremo, grazie. spero presto. Grazie, grazie te, ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Out in space.
KO Radio. Botanic, e continuiamo con questa prima puntata dell'anno di questo 2021 molto strano. Carlo Chicco in voce da RKO. Tra pochissimo sentiremo invece la voce di Max Casacci di Subsonica, che ha fatto uscire un album, nonché un libro molto interessante. Tra l'altro, tra i suoi ospiti di questo libro c'è anche Stefano Mancuso, che è stato ospite proprio questa mattina all'interno della puntata di Cactus con Concita De Gregorio, Daniela Menta, Nick Di Fino, che saluto. E poi tra le varie novità c'è anche Alta Fedeltà, che tra pochissimo da rubrica di Avanpop diventerà un vero e proprio programma con non soltanto ospiti pugliesi, ma soprattutto con, insomma, un respiro nazionale. Poi insomma ne ascolterete delle belle. Parlando ancora di novità discografiche, allora ho recuperato questa band che avevo già suonato all'interno di Avanpop, ovvero i Viagra Boys, che titolo, insomma, nome un po' bizzarro, però poi andando lì ad ascoltare ho detto cavolo, interessanti. E arrivano dalla Svezia e ho recuperato proprio oggi una session che hanno fatto dal vivo, queste Shrimp Session e live su YouTube, e in attesa che esca proprio tra poco il nuovo album della band, si chiama Welfare Jazz, e insomma loro partono con, insomma, post-punk, ma fanno anche altro, ovviamente. Sono nati praticamente pochi anni fa, nel 2015 se non sbaglio, e sono molto interessanti. Io vi faccio sentire proprio questa parte del live che ho recuperato dal web. Sentite, Viagra Boys.
Mega Boys Live Session, è, questa registrazione è stata proprio fatta ieri mattina, proprio il 6 di gennaio. Tra l'altro ho postato anche un video sulla mia pagina di questa band, in nice, molto, molto particolare, molto pittoresco potrei dire. E invece, prima di ascoltare l'intervista fatta con Max Casacci, una notizia che mi ha così reso felice, perché finalmente, se dovessero tornare in futuro in concerto, sto parlando dei Cure, posso coronare la mia follia di raggiungere il numero 30 dei concerti dei Cure. Perché parlando insomma, si parla di questo nuovo album che sta per uscire di Cure. Rob Smith ha detto qualcosina, Robert Rodonin ha detto qualcos'altro, insomma, 12 anni dall'ultimo lavoro in studio in band, insomma, della band, e si parla di questo album. Allora, loro hanno parlato di un album molto, molto sentito, perché Cure, insomma, fanno gli album soltanto quando li sentono veramente, non quando hanno qualcosa da importante da dire. E loro hanno detto che sarà meglio che sia una cosa davvero buona quello che stiamo per fare. È un album intenso, triste, più drammatico, più emotivo, insomma, questi sono gli aggettivi che hanno utilizzato. Quindi siamo in attesa che esca questo nuovo album dei Cure. Come sempre, tutte le informazioni le trovate sulle nostre pagine social, pagina Facebook e insomma le dirette da www.rkonair.com. Adesso è arrivato il momento di metterci comodi, perché si entra in un mondo quasi fatato, potrei dire, quello che mi ha fatto vivere Max Casacci, ascoltando le tracce del suo lavoro Arfonia, che
insomma, i suoni dell'ambiente, quindi i suoni del mare, i suoni della terra, qualcosa di molto particolare. Parto con un pezzo bellissimo, anzi vi chiedo anche di recuperare e andare a vedere un po' i video di quello che ha fatto Max Casacci, perché è veramente incredibile. Queste sono delle pietre che suonano, sentite. Per RKO, dall'altra parte del telefono c'è Max Casacci. Ciao Max, come stai? Ciao a tutti. Bene, considerando il contesto, devo dire che alla fine è bene. Sì, infatti, tra l'altro, nota simpatica, è la prima intervista ufficiale nel 2021. Speriamo porti bene. Speriamo. Dai, 2021 comunque da qualche parte ci dovrà portare. Esatto. No, ma poi sono anche contento perché, insomma, il progetto che hai sviluppato è molto interessante. Poi infilo anche un po' su quelle tematiche che stiamo seguendo con la radio, no? E allora, spiegami tu direttamente cos'è Arfonia e come hai realizzato questo progetto. Prima parlami del progetto musicale e poi parleremo anche del libro. Parlo prima del progetto musicale perché viene prima il progetto musicale. Esatto. Diciamo, la premessa è che da 10 anni più o meno mi occupo di estrarre musica dai rumori e dagli ambienti sonori. Inizialmente per la Biennale di Venezia del 2011 ho incominciato a farlo con l'ausilio anche di strumenti elettronici e non elettronici. Via via nel percorso ho abbandonato l'uso degli strumenti e mi sono rapportato esclusivamente con suoni e rumori dell'ambiente urbano, perché è sempre stato il mio ambiente di riferimento sia per quanto riguarda la musica in generale, i testi, l'ispirazione. Solo di recente, a causa di una concatenazione di eventi che si sono proposti proprio in forma di reazione a catena, mi sono ritrovato a lavorare con gli ambienti, con i suoni degli ecosistemi della natura. È successo inizialmente durante una vacanza di 2 anni fa che sull'isola di Gozo, vicino a Malta, ho incontrato delle pietre in un'antica scogliera. Dico antica perché queste pietre erano suonate nell'antichità per alcune strane ritualità, delle pietre in grado di produrre dei suoni, a dispetto della loro sembianza, che era quella di pietra, di masso appoggiato su questa scogliera vertiginosa, meravigliosa. Io e l'amico con cui ero in vacanza, un sound healer contemporaneamente anche artista visivo, entrambi dotati a causa delle rispettive deformazioni professionali di registratore digitale e di telecamera, ci siamo messi sotto il sole cocente a percuotere queste pietre di cui avevamo sentito parlare. Alla fine della giornata di registrazione io mi rendo conto, allineando i file sonori, che queste pietre sono tutte intonate magicamente tra di loro, come un'antica orchestra preistorica. Ne nasce ovviamente un brano e anche un video, perché poi avevamo la telecamera. E quindi questo brano e questo video vengono visti da Michelangelo Pistoletto,
celeberrimo artista, il quale mi contatta e mi chiede se sarei in grado di realizzare un brano musicale, strutturato, anche un po' orchestrale, utilizzando esclusivamente i suoni dei fiumi di Biella, che è la città dove risiede la sua città dell'arte, per un allestimento sonoro sull'acqua. Io gli prometto che sì, anche se non assolutamente inconsapevole di quello che stavo promettendo, e realizzo questo brano sui fiumi di Biella. Insomma, da lì incomincia questa relazione con i suoni della natura, che mi porterà poi a sonorizzare anche la zona del delta del fiume Po, che mi porterà poi, per sostenere una onlus che si occupa di salvaguardia e tutela degli oceani, a realizzare un brano con i suoni, con le vocalità dei cetacei, con i suoni dell'oceano. In tutto questo arriva il lockdown, e in qualche modo nella quella prima fase del lockdown, che farà forse la fase anche più pura, dove le nostre reazioni nei confronti di questo, di questa catastrofe globale erano le più intense, mi viene in mente di provare a immaginare una musica per il mondo che verrà dopo, fatta esclusivamente con i suoni della natura, fatta anche per, in qualche modo, ovviamente, per spingere anche tutta la movimentazione delle piazze, dei più giovani, dei Fridays for Future, fatta anche nella consapevolezza che ci siamo chiusi in casa nel momento in cui stava suonando un campanello d'allarme, che questo campanello d'allarme sta continuando a risuonare, cioè ci sono delle scadenze che noi non possiamo permetterci di sforare per quanto riguarda proprio le condizioni di vita su questo pianeta. Ecco, tutta una serie di cose mi portano a immaginare di poter articolare queste esperienze in una forma di album, che poi si evolverà, come vedremo, anche in un libro, con la partecipazione di voci molto molto importanti. Infatti, poi è chiaro che a livello musicale, insomma, a metà strada dall'ambient music, a me piace il termine concettronica, in effetti ci sta tutto. Questo libro è un viaggio, no? Tu lo hai scritto insieme a Mario Tozzi, insomma, però ci sono varie voci, come dicevi tu poco fa, tra cui c'è anche Vasco Brondi, se non sbaglio. E com'è, ecco, il libro invece come l'hai impostato? Allora, praticamente sono arrivato ad un certo punto durante il lockdown, qui si parla proprio di un anno di lavoro, nel senso che sono brani non immaginati, suoni della natura che si ascoltano per contare le pecorelle e prendere sonno. Qui si tratta di una natura che si esprime in forma di ritmi, di melodie, di orchestrazioni, sì. Una natura vibrante, possente, diciamo, non proprio di sottofondo, non musica ambiente da rilassamento, ecco. Chiaramente, per ottenere delle melodie da dei suoni della natura si usano diverse tecniche, la tecnica di base del campionamento granulare, saltazione dello spettro armonico, tutta una serie di cose che non ho certo inventato io, ma in qualche modo le ho applicate in un modo forse particolare, una modalità che più si avvicina alla musica pop, in fondo, perché poi è vero che non ci sono le canzoni, ma è vero che ci sono anche vero che ci sono le vocalità della natura, c'è il lupo che canta, c'è la balena che diventa un pianoforte, lo zifio di un cetaceo, l'uccello spatola, il cuculo, eccetera, eccetera. Tutta questa cosa qui mi ha portato via tutto il 2020, fondamentalmente. Che cosa succede? Che a un certo punto, anche attraverso proprio il dialogo, il confronto con tutta una serie di persone che mi hanno introdotto ai vari ecosistemi, faccio un esempio: Maria Sole Bianco, che è una biologa marina molto importante, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Pianeta Oceano, ed è lei che capitana questa onlus che si chiama World Rise, per la quale ho scritto questo pezzo. Stefano Mancuso è uno degli studiosi più importanti per quanto riguarda l'intelligenza vegetale, io già lo conoscevo da anni, mi ha fornito il rumore che emettono le radici nel terreno, perché le radici, le piante suonano per riuscire a orientare i loro spostamenti. Mi ha fornito questo rumore, da cui ho estratto le armoniche per tutta una serie di strumenti immaginari che descrivono la foresta vista dall'esterno, ma vista anche sottoterra, dove la foresta svolge la sua più intensa attività cognitiva. E via dicendo, Carlo Petrini di Slow Food, eccetera, eccetera. Tutti questi incontri hanno generato dei contenuti, hanno generato dei dialoghi, hanno generato tutta una serie di scoperte che sono stato io il primo a fare con grande stupore. Nel momento in cui io questa cosa qui la volevo perlomeno, cioè non solo sul formato fluido, diciamo su Spotify o su streaming, ecco, avrei voluto comunque anche un oggetto in grado di dare un minimo di spazio anche alla restituzione di questi personaggi, questi dialoghi, di queste contestualizzazioni. Ecco che ad un certo punto, dalla fragilità di un oggetto CD che sta quasi per scomparire, arriviamo, per intercessione dell'editore Slow Food,
a invece costruire un oggetto ipercontemporaneo, che è una specie di iperlibro, che contiene il CD, ma contiene anche tutto un percorso di QR code che rimandano immediatamente ai brani, contiene una copertina che attraverso un filtro Instagram. Filtro Instagram, che si trova sulla mia pagina Instagram, si rivela comunque in realtà aumentata, quindi diventa tridimensionale, ci si viaggia attraverso. E tutta un'altra serie di percorsi che portano alle video gallery inserite tra le pagine di questo libro, quindi praticamente quello che doveva essere un semplice CD, che però oggetto desueto praticamente, si trasforma in un oggetto super contemporaneo, in una specie di iperlibro. Dove trovano spazio? I racconti, i resoconti di come sono stati realizzati questi brani, i dialoghi con tutti questi personaggi che compongono un dream team, mica da ridere, perché sono, averli voluti mettere insieme a tavolino non ci sarei mai riuscito. E come dicevi tu, come anticipavi tu, un'altra voce importante dell'ambientalismo, e anche in qualche modo insomma di una lettura scientifica degli ecosistemi e dell'ambiente, quella di Mario Tozzi, contrappunta, dando voce in prima persona a tutti gli ecosistemi che io ho messo in musica. Quindi c'è la descrizione del brano delle pietre, il racconto più o meno quello che vi ho raccontato prima su questa scogliera fantastica di cose, eccetera, eccetera, e lui comincia il suo capitolo con "Ciao, siamo le pietre", e comincia il racconto delle pietre. Meraviglia, meraviglia. Un progetto enorme questo qui, molto interessante. È un'evoluzione importante. Poi alla base, insomma, c'è anche il tuo impegno, no, per la battaglia per l'ambiente, insomma, questa emergenza climatica che purtroppo viviamo sempre di più nel corso del tempo. A livello emotivo, ecco, tu mi hai raccontato un po' tutto quello che è accaduto, no? Come ti sei sentito coinvolto? Ecco, quanto ti ha portato lontano, ecco, questa esperienza? Ma io non sarò mai abbastanza grato alla musica in generale per avermi sempre portato lontano da quegli anni Ottanta, in cui dalla mia città si voleva solo scappare e quindi scappavamo con la musica, immaginando altri scenari, altri luoghi. Tendenzialmente lo facevamo anche soprattutto per quello, fino ad arrivare al lockdown, dove fuori dalla finestra vedevo una città completamente bloccata, vedevo persone in qualche modo espresse in forme di sagome dietro le finestre, immaginandole spaventate, un po' come lo eravamo tutti quanti. E come mettevo le cuffie sulle orecchie e mi mettevo a intonare cetacei e pesci che cantano in coro, perché esistono pesci che cantano in coro, tra l'altro ci sono anche in Erfonia, venivo trasportato in un'altra dimensione, un altro posto dello stesso pianeta, dove comunque le cose non erano per niente bloccate, a contatto con una realtà dinamica e pulsante, che era quella della natura, che paradossalmente in quel preciso momento stava riprendendo i suoi spazi, peraltro. E quindi niente, c'è stato proprio fatto un 2020 a metà strada fra la realtà che vivevo quotidiana e questi luoghi, dalle cime delle montagne, alle profondità degli abissi, le foreste, le pietre. Sono entrato nell'oscurità dell'alveare delle api. Mi sono proprio comperato una tuta d'apicultore, tra l'altro, per andare Fantastico. a mettere i microfoni dentro le arnie e estrarne un brano di musica barocca in onore della regina delle api, eccetera, eccetera. È stato un viaggio bellissimo in un momento molto particolare. Senza questo momento molto particolare, forse questo viaggio non avrei mai trovato il coraggio di farlo. Tra l'altro, mentre parlavi, ho immaginato, dato che insomma RKO è all'interno del Teatro Kismet, ho immaginato una tua ospitata in cui tu sonorizzi un film, diciamo così, fatto ad hoc, no? Con le immagini legate appunto al libro, con le letture fatte in teatro, la musica in sottofondo. Mi piacerebbe nel 2021 sviluppare un progetto del genere. Chissà, ma vedremo se riusciamo a portarlo dal vivo. Va bene. Poi ho visto che tra l'altro sul web, insomma, c'è praticamente tutto, si trovano informazioni. Penso che si possono anche ascoltare i brani del disco, no? Sì, sulla mia pagina YouTube si trovano alcune declinazioni, diciamo, in forma di video, Sì. molto belle secondo me, cioè non sta a me dirlo, ma devo dire che il lavoro che ha fatto Marino Capitanio, sia per quanto riguarda la grafica del libro, sia per quanto riguarda la realtà aumentata che si trova nella copertina del libro, che per quanto riguarda tutta la parte video che poi porterò anche dal vivo, è un lavoro eccezionale, diciamo che è stato un ulteriore coautore, perché poi ha costruito degli oggetti immaginari che hanno sembianze naturali, ma che non esistono, a sottolineare il fatto che il sottotesto di questo libro, proprio anche in chiave ambientalista, mette al centro lo stupore, capace di generare quell'empatia nei confronti degli ecosistemi che noi dovremmo proteggere, in un momento nel quale sembra prevalente invece la voce più del timore, più del catastrofismo, cioè è necessario assolutamente essere
essere preoccupati, essere allarmati, ma quello stato d'animo da solo forse non è in grado di farci generare le migliori soluzioni. Ecco che allora Erfonia in qualche modo affianca a questa lettura di assoluta mobilitazione nei confronti di un'emergenza, uno sguardo più empatico nei confronti della natura, che è fatto dal svelamento di piccoli elementi di stupore, esattamente come stupefacenti sono questi piccoli oggetti quasi da Wunderkammer che si trovano nella copertina, perché scoprire che, ne so, che i cetacei si accarezzano attraverso le onde sonore è già una cosa stupefacente, che esistono pesci capaci di cantare in coro, che le api prendono decisioni democratiche danzando è un'altra cosa fantastico, incredibile, e sono tutte cose che ho collezionato nelle pagine del libro esattamente nel momento in cui mi veniva a conoscenza, quindi è proprio anche il resoconto di un viaggio che ho fatto io per primo all'interno dell'elemento dell'elemento naturale. È bellissimo che il tuo racconto trasmetti, ecco, tantissima energia, anche stupore, no? Quindi credo che questa cosa sia arrivata anche agli ascoltatori. Max, io ovviamente ti ringrazio, insomma, come dicevo prima, spero che questo nuovo anno, insomma, di poterti vedere anche dal vivo. Alla prossima, ti ringrazio. Grazie, ciao a tutti, grazie a tutti.
Avant Pop su RKO, Carlo Chicco in voce per questa prima puntata dell'anno, e puntata come sempre molto molto lunga. Abbiamo intervistato oggi Botanic, da pochissimo Max Casacci di Subsonica, questa sua opera, questo suo progetto da solista molto interessante, anzi vi invito a cercare i video, a cercare le immagini di questo lavoro incredibile. E ancora novità discografiche, abbiamo ascoltato prima The Murder Capital ancora sottofondo, ma non l'ho fatto apposta, è capitato per caso, lo dico anche per, insomma, per Max, mi è arrivato anche il nuovo singolo di Samuel, che sta facendo uscire il suo nuovo lavoro da solista con Brigata Bianca, insieme con un po' di ospiti, in particolare questo brano, il suo nuovo singolo con, che vede la partecipazione del grande Colapesce, che si sta preparando ovviamente alla nuova edizione di Sanremo. Io farò un'altra guerra contro di me, che se resto solo va così, lo sai, forse solo paura di rimanere soli, come illusioni. Già domani, e l'abbraccio è l'unica cosa.
Is Depressing, questo è il singolo di Strokes, ma ho appena postato la scaletta della puntata di oggi proprio questo istante sulla pagina Facebook, quindi potete andarla così a sbirciare. Detto questo, prima di chiudere questa prima puntata dell'anno, come dicevo in apertura, siamo ancora un po', ecco, lo dico adesso, insomma, che sto per chiudere, ancora un po' scioccati. Io personalmente, per quello che è capitato a Washington, è incredibile che un presidente americano inciti alla rivolta, perché l'ha fatto, qualcuno ha detto che non è vero, invece l'ha fatto. Non ci sono precedenti, credo, in questa storia. Credo che l'America abbia scelto, in qualche modo, Biden, quindi non c'è nessun imbroglio, insomma. Quindi Trump è un po', non so se siete d'accordo, con un po' patetico, insomma, in questa sua crociata alla ricerca della sua rivalsa, no? Che probabilmente nasconde tante altre magagne che dovrà affrontare. Qualcuno scriveva prima sul web, ha scritto che ha fatto molte truffe fiscali che potrebbero arrivare tutte insieme. Non mi interessa, però il problema è vedere certi, poi tra l'altro, personaggi. Qualcuno li ha rivisti come i Village People, però i Village People erano sicuramente meglio di quei trogloditi che sono entrati in Capitol Hill e hanno devastato un po' tutto. Lo sciamano, ragazzi, ci rendiamo conto. Vabbè, insomma, un posto tra l'altro che doveva essere blindato, e invece loro sono entrati tranquillamente. Insomma, l'idea dell'America democratica, che già non esisteva prima, secondo me, quello della sicurezza, sono crollati praticamente in poche ore. E quindi, secondo me, lo so che mi sto sfogando in questo momento, però l'America dovrebbe vergognarsi, secondo me. Building has every plan.
prima puntata dell'anno per Avanpop e insomma io ringrazio un po' tutti gli amici che hanno partecipato attivamente, anche se non vi ho salutati. Ho visto i vostri messaggi, sto rispondendo adesso via Facebook, perché come sempre sto facendo un po' regia social e quant'altro insieme. Abbiamo ascoltato la voce dei Botanic che erano proprio qui in studio con noi all'interno dei nostri studi nel Teatro Kismet di Bari, poi abbiamo ascoltato la voce di Max Casacci, interviste che potrete riascoltare in podcast e prestissimo sulla nostra piattaforma www.rkonair.com. E come sempre ripartiranno tutte insomma gli spazi, quello dedicato alla Puglia, per esempio Puglia Connection lunedì prossimo, poi ogni martedì, ogni giovedì ci sarà Van Pop, ci sarà questo nuovo spazio di Alta Fedeltà dedicato proprio, quindi sarà un programma a sé. E sto per far ripartire anche lo spazio live, vi posso anticipare subito che il primo live che mando è quello dei Gorillaz, che hanno mandato durante le vacanze di Natale, è bellissimo ragazzi, è una cosa pazzesca, guardatevi il video che è veramente geniale. Detto questo, io vi saluto, l'appuntamento quindi è rinviato alla prossima settimana e che dire, ciao da Carlo Chicco. To hell with 2020, to hell with it, 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 to hell with it. And here's to tomorrow. Yeah.
peccatori, vi dico solo questo: che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. I politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore, ma ovunque nel mondo ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca! You're listening to RKO Radio.